grazie innanzitutto di aver organizzato questa iniziativa, perché io penso che il mondo dei lavoratori marittimi vi è molto grato su questo aspetto. Io vengo da Torre del Greco, provincia di Napoli, e il mio interessamento, dico, nasce dal fatto di conoscere la realtà da vicino dei lavoratori della mia città. Non conoscevo la materia, la disciplina, ma da quando sono entrato in Parlamento ho deciso di occuparmi, perché tanti dei miei concittadini stanno soffrendo, diciamo, le ripercussioni di questa normativa sulla loro pelle. E quindi ho prodotto una mozione per l'Aula nel Parlamento alla Camera, con determinati punti che sono stata la prima elaborazione di confronto con i soggetti che conoscevo del settore. E sono l'istituzione dell'osservatorio, i punti sono l'istituzione dell'osservatorio del lavoro previsto nella legge del 98, che non è mai partita, quando è partita il registro internazionale, l'osservatorio del lavoro che doveva in qualche modo controbilanciare, non è mai partito, e controllare, e quindi è importante che venga rimesso in piedi. L'abrogazione della legge del 2005, quella che fa la distinzione tra i lavoratori marittimi di porto e di traffico, e l'introduzione di un salario minimo che è stato eliminato. Prima ci si muoveva, diciamo, tra un minimo e un massimo nella retribuzione del lavoratore marittimo, cioè non c'è più questo. L'introduzione della categoria del lavoratore marittimo in una categoria usurante, e per l'ingaggio all'interno, diciamo, all'interno per l'ingaggio lavorativo, prevedere una corrispondenza di ingaggio legata alla retribuzione, perché oggi sappiamo che dopo molto tempo si è preferito lasciare i lavoratori marittimi italiani a casa per imbarcare, diciamo, lavoratori che costavano molto di meno agli armatori. Tutto il contributo oggi di questo convegno è importantissimo, perché io miro ad arricchire a questo punto la proposta che è stata già fatta all'interno di questa mozione, con tutte le osservazioni che vengono da questa convenzione. È importante proprio per il fatto che, come diceva prima il relatore, il mondo dei lavoratori marittimi è frammentato, diciamo, conosce il problema sulla propria pelle. Quando però io ho parlato con diverse persone che lavoravano, non riuscivano a spiegarti qual era il problema, cioè dov'è che effettivamente si insinuava l'ingiustizia da risolvere. E quindi un lavoro che hanno fatto loro è preziosissimo. Ora è importante fare quella pressione politica e di informazione su questo tema per portarla in un'agenda politica nazionale, perché è un tema, come sappiamo benissimo, che viene totalmente ignorato. Allora, la prima proposta che faccio: organizziamo un convegno come questo a Montecitorio, in una sala di Montecitorio, invitiamo tutte le forze politiche e iniziamo a informare le commissioni di competenza, perché io sono convinto che anche nelle commissioni di competenza del trasporto conoscono ben poco i deputati e i senatori di questa tematica. Questa è la prima proposta per iniziare a parlare. Invitiamo la stampa, vediamo se iniziamo a uscire fuori, diciamo, da questa indifferenza. E l'altra è cercare di ricucire un po' anche a livello sul tessuto nazionale. Io ho preso questo incarico anche a me, nel senso di cercare di mettere in sinergia tutti i lavoratori e le organizzazioni, come associazioni e sindacati, che vogliono muoversi sullo stesso fronte per fare, diciamo, una battaglia comune su determinati punti. Questo, diciamo, è la nostra strada. Quando siamo riusciti a portare alla ribalta questo tema importante, allora la nostra strada sarà in discesa nell'approvazione di norme e
mozione o una risoluzione che impegnano il governo ad accettare questa, la tutela dei lavoratori marittimi, perché sembra, io non mi voglio avventurare in analisi fantasiose, però io non posso non dire che dopo aver analizzato tutte queste problematiche sembra che la cosa è fatta un po' scientificamente per far morire un settore lavorativo a vantaggio di altri stati, a vantaggio di altri lavoratori. Sembra quasi come se fosse avvenuto uno scambio a livello internazionale cinico a tavolino: noi rinunciamo a questo settore e voi ci date quest'altro. Cioè, la mia sensazione è questa, certo non è una sensazione. Noi dobbiamo fare in modo che non siamo più deboli, cioè non siate più deboli davanti alla politica come forza diciamo sociale, e quindi diciamo la politica non vi possa vendere, i partiti non vi possono vendere su un piatto di contrattazione, ma devono tenere conto diciamo dell'importanza di questo settore strategico per il paese. Grazie.